Ci fa molto piacere ospitare l'autore di questo libro, L'Alleanza, noi e i nostri figli dalla guerra tra i mondi al patto per crescere, appunto scritto da un noto conduttore televisivo di martedì, ogni martedì in prima serata sulla 7, Giovanni Floris. Giovanni, buona giornata, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi, ciao Pierluigi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. È la classica inchiesta sui ragazzi nella quale immaginiamo ci siano molte risposte che vorrebbero i genitori più che i ragazzi. Quindi magari ci dai una mano un po' a fare il quadro generale su cosa hai voluto indagare, cosa hai voluto provare a capire con questo libro. Guarda, quando io ero giovane volevo fare l'inviato per conoscere posti sconosciuti, misteriosi, per girare il mondo. Piano piano mi sono accorto che le inchieste più interessanti e il mistero più grande è nella testa delle persone, quelle che abbiamo davanti. È un'inchiesta tra le teste, è un'inchiesta su come pensiamo, ragioniamo tutti noi italiani, e ho trovato che siamo divisi in due blocchi. Uno va dai 35-40 anni in su e arriva fino ai 90, l'altro va dai 35-34 in giù e sono i ragazzi. Voi considerate che per Pagnoncelli, per l'Ipsos, sono ragazzi, sono giovani, quelli che danno le risposte ed hanno tra i 15 e i 35 anni. Pensate che categoria enorme, uno pensa che 15 e 35 non abbia nulla in che vedere, invece hanno una condizione, un mondo, un linguaggio che li separa da noi. Questo perché noi, io sempre ragiono in chiave almeno di struttura, no? Di struttura economica che determina un po' quello che poi è il nostro anche destino. Siamo tutti interessati a arraffare tutte le risorse che ci sono e rimangono separati da noi un mondo di persone che si crea, quindi dei linguaggi, dei modelli, una cultura completamente separata dalla nostra, vivono una vita a parte e aspettano solo probabilmente di lasciare il paese. Senti Giovanni, capire i nostri figli e capire più giovani significa inevitabilmente capire anche noi stessi e forse emulare, lo dico perché molti lo fanno, diciamo così, i più giovani nelle loro abitudini, nel loro linguaggio, significa anche sottrarsi da quella responsabilità che significa poi essere dei punti di riferimento, cioè avere un po' di autorevolezza nei confronti dei più giovani. Sbaglio? L'esempio che mi fa un sociologo che intervista dice: guardate i ragazzi, facciamo conto con la rete, con internet, sono come Obelix che è caduto nella pozione magica da piccolo. Lui è forte di per sé, noi ogni volta dobbiamo bere la pozione magica come Asterix. In realtà quello non è il nostro mondo, ce lo prestano, noi cerchiamo di inseguirli, loro stanno su Facebook, noi arriviamo su Facebook, allora loro scappano su Instagram e noi li inseguiamo su Instagram. Noi cerchiamo di modulare su di noi quelli che sono i loro atteggiamenti, il loro modo di pensare, il loro modo di parlare, e spesso risultiamo pure un po' tristi. In realtà l'unica cosa che bisogna fare è cercare di... allora guardate, prendete il lockdown, no? Sì. Lockdown, loro ci hanno ospitato nel loro mondo, loro ci hanno insegnato a lavorare con internet, a comunicare con internet, hanno messo le videochiamate in mano ai nonni, no? E noi tutto questo mondo lo usavamo per scambiarci commenti, informazioni, battute, cattiverie. Loro ci vivevano e loro ci hanno dato asilo. E quindi sono loro che ci portano, ci trascinano. Sai che abbiamo con noi Massimo Galanto, che è, credo, tra coloro che sono sospesi. Sei su questo filo, Massimo? 32 anni, quindi faccio parte del blocco. Sei il blocco quello più basso, eccetera. Con le risposte con i ragazzini, allora tu puoi dare. Senti, Giovanni, volevo chiederti una cosa, scusami. Rispetto anche all'informazione, tu conduci uno dei programmi più autorevoli di informazione economica e politica sulla 7. L'era delle fake news è l'era dei più giovani e ha contagiato anche chi come noi ha un'età tra i 40 in su, che è abituato a un tipo di giornalismo più convenzionale? Allora, c'è un pensatore che dice: siamo nell'epoca dell'evaporazione del padre, che vuol dire che il padre, almeno nella simbologia, poi sappiamo che invece può essere benissimo la madre, anzi il più delle volte lo è, ma il padre nella nostra mente, nei nostri simboli, è il limite, la legge, quello che non si può fare. Lui dice: sta evaporando la figura di ognuno di noi padri, perché non siamo più in grado di segnare un limite, un confine alle cose che possono dire, pensare o fare i nostri figli. Questo è un tratto, dal mio punto di vista, di tutta la nostra società.
è finito il limite tra quello che si può dire e non si può dire. Pensiamo oggi, non so se stanotte avete seguito il dibattito tra i due vicepresidenti, sì, tra Harris, è stato penso, di un sì. livello è stato di un livello superiore sì. rispetto a quello di Trump a Biden. Decisamente. No? Pensate che quando Trump una volta fece una convention con i suoi con le persone che le votavano, diede un numero strepitosamente alto di partecipanti, poi apparirono le solite foto dal drone e gli dimostrarono che erano sì e non la metà. Certo. E la portavoce di Trump disse: che problema c'è? Il presidente ha dato una verità alternativa. Allora, il concetto di verità alternativa. Va bene, le bugie si chiamano verità alternative, insomma. Sì, noi e i nostri figli, noi abbiamo cresciuto i nostri figli nel concetto di verità alternativa. Vero. Tutto può essere vero, certo. E invece il confronto con il fatto, quello forse è appunto. Sono i genitori a doverlo dare, il confronto con la realtà. Loro hanno un difetto però, si ribellano poco. Loro si ribellano poco perché non si vedono come soggetto collettivo. Io sono sempre andato molto orgoglioso di essermi formato negli anni Ottanta, nel periodo in cui noi abbandonavamo le ideologie, lasciavamo perdere la dimensione tutta politica della nostra vita. Quello che è successo però è che abbiamo insegnato a non aver nessuna dimensione politica. Loro non si trovano nelle condizioni di incidere sul loro destino neanche in quanto lobby, non dico come soggetto politico, perché sono tanti individui stipati uno insieme all'altro. Non riescono ad avere la forza a incidere. Chiaramente. Allora, se volete approfondire davvero un po' tutte queste tematiche che abbiamo solo toccato stamattina, l'alleanza noi e i nostri figli dalla guerra tra i mondi al patto per crescere, Giovanni Floris, che è stato nostro ospite e che ringraziamo. Grazie Giovanni. Io voi e sempre complimenti. Ciao. Grazie.